fame. Cosa c'è di buono oggi? Sempre Gesù. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Puntata delle chiacchiere del 2023. Guardate che costume che abbiamo! Sono fuori di testa, Insomma, sta è super felice oggi per via dei costumi e tutto quanto. Guardate quanto sono carino! Ho i capelli e la sciarpetta. Mi avete riconosciuto, incredibile! Ma chi è questo? Suschi, mi è caduto pure un fiocchetto. Chi sei? Comunque, spero vi siano piaciute queste gag incredibili. Ne abbiamo messe due in questo video. Abbiamo messo quella iniziale in stile Family Adams e pure quella con la... vi spieghiamo tutto, tranquilli. Intanto guardate quanto sono carino. Io in stile mercoledì ho i capelli, ho le treccine, ho questo cazzo di collettino che non mi si reggerà mai nella vita e mi è già caduto 3 volte. Allora, salutiamo un cameraman incredibile che ha fatto i costumi. Bravo cameraman che ha fatto i costumi, però mi devi fare i colletti meglio. Guarda quanto cazzo di scotch ci ho messo e mi continua a cadere, però lasciamo perdere. Guarda che caio su, su! E io sono la lupetta, Enid, come ti chiami? Ho già pure la sciarpetta e ho i capelli colorati. E mi fa strano avere i capelli perché non ho i capelli, perché sono una pianta e morta. Insomma, sta perché ride, è una cosa triste. Però su se no, in realtà c'ha senso, perché mercoledì è una serie un po' così, un po' creepy, un po' horror, un po' di morte, e una pianta morta ci sta perfetto. Sus, insomma, sta grazie della battuta, però mi ha offeso. Vabbè, allora facciamo una carezzina. Sus, ecco. E poi abbiamo lui, incredibile mano, vero? Sus, questa cosa non l'abbiamo capita. Noi stavamo registrando e ci siamo ritrovati questa mano. Mano, presentati. Non sa parlare, mano, ovviamente. Però abbiamo una mano. Non so da dove vieni, mano. Non si sa. Penso venga dal Godoverse anche lui. Insomma, io non l'ho mai vista, però, le mani nel Godoverse. Io non ce l'ho neanche le mani. Beh, certo, il colmo dei colmi avere Sus che non ha le mani e abbiamo una mano. Vabbè, è così, ragazzi. Il video di oggi è un po' così. Comunque, abbiamo sempre il nostro logo incredibile. Abbiamo pure cambiato la musichetta. Abbiamo messo questa musica senza copyright, un pochino più frizzante. E siamo già a 4 minuti di video e non abbiamo fatto un cazzo. E faccio così perché sono fuori testa. Comunque, adesso parliamo di cose serie serie. Mano, faccio un pezzo. Vabbè, in editing avremmo messo un pezzetto di mano perché insomma. E quindi guarda quanto siamo incredibili, pazzesco, incredibile. Tra l'altro Guglielmo e Bindu dovrebbero aver fatto a inizio settimana una story su un po' sus che faceva capire che noi stavamo registrando questo video incredibile. Comunque, adesso noi prepariamo tutto e ci immergiamo in questo incredibile episodio di 4 chiacchiere a tema mercoledì, dove parleremo di mercoledì, la serie, i personaggi, cosa ci è piaciuto, insomma, una chiacchierata fra stronzi. In stile One Piece Red, che da tanto non facciamo. Quindi taglio incredibile, questo video verrà di 20 minuti, quindi contento cameraman, bravo cameraman, continui, taglio incredibile, ci vediamo tra poco. Wow! Ed eccoci qui incredibile, come al solito con i nostri appunti incredibili, perché altrimenti già non ci siamo preparati un cazzo e andiamo verso una tangente incredibile e non ci ricordiamo niente. Quindi ci siamo provati sempre i nostri appunti incredibili. E tra l'altro, guardate, mi sono rinforzato il collettino con altro scotch. Però sus, stavo conversando con Mano. E Mano è brava a suonare, insomma, mi sta detto che ho dei bei capelli e sono bella quanto la lupetta, ecco. E c'ho anche la sciarpetta, ecco, però su quanto siamo carini. Deo! Comunque, parliamo un pochino di mercoledì, che altrimenti facciamo queste cazzate incredibili e non abbiamo detto niente di mercoledì. Comunque, parliamo un attimo di mercoledì incredibile. Allora, ci è piaciuta la serie da morire e mi dispiace per Stranger Things, ma ci ha rotto i coglioni, vero? Sì, la prima era carina, però poi tutte le altre ci avevano un po' rotto i coglioni, ecco. E tra l'altro i miei capelli stanno volando, perché mai il cambio non me li ha attaccati bene, però sono carino lo stesso. Vero, Mano? In editing metteremo un po' di musica per quando inquadriamo Mano, perché altrimenti quando è in silenzio è triste. Comunque, dicevamo, Stranger Things aveva un po' rotto i coglioni. La prima era carina, però poi Demogorgoni, insomma. Metteteli a casa vostra e non rompeteci le balle. Comunque, incredibile, parliamo di mercoledì un attimo. Allora, gli avreste mai dato 2 lire quando partì l'annuncio di questa serie incredibile? No, non neanche una. E siamo contenti così, per essere stati sfiduciati all'inizio, che non so neanche se si può dire in questa lingua incredibile, ma lo dico lo stesso. E invece siamo stati super felici quando è uscito il primo trailer, perché la nostra Jenna Ortega, mamma mia, vero sus, mamma, lecco tutto. Sus! Vabbè, accarezzo tutto. Ecco, bravo sus.
No, Sojourner Truth è stata incredibile, una grandissima attrice. Noi tra l'altro abbiamo scoperto in una serie che si chiamava You, tipo, che avrà mettigelo in editing, dove lei era tipo la sorella di una che poi, vabbè, insomma, muore nella seconda stagione. E lei faceva la sorellina. E questa perché mi inquadra? Perché cosa ho fatto? Vediamo se hai il coraggio di dire per quale motivo ti era piaciuta Jenna Ortega in quella stagione. Vabbè, perché è una brava attrice. Va bene, perché è molto carina, è brava e perché... È... Dai, Sus, vediamo se hai il coraggio di dirlo, vai, Sus. Va bene, faceva vedere i piedini, ok? Ecco, bravo, Sus, beh, ecco, questa è la verità. Ci dissociamo, ovviamente, però dissociamento. Però è giusto dire che Sus è gli Ute Champion, essendo gli Ute Champion gli piacciono queste, insomma, le cose un po' gli Ute, vero, Sus? E mi dissocio, ecco, bravo, Sus. Comunque, a parte queste cazzate incredibili, tanto per mettere contenuto in questo video incredibile... E tra l'altro noi stiamo registrando questo video i primi di gennaio e tipo hanno annunciato la seconda stagione, mi si è incastrata una treccetta e niente, c'ho la treccetta buggata, e vabbè, così. Non mi si leva la treccetta, vabbè, scusate. E però ci sono dei problemi, tipo perché forse non esce più su Netflix ma su Amazon Prime, perché tipo la casa produzione dovrebbe essere la MGM Television, che avrà messo in editing, e tipo visto il successo pazzesco della prima, che adesso ha spaccato tutto, è tipo la serie più vista di sempre di Netflix, la vogliono mettere su Amazon Prime, quindi non, noi non ce ne frega un cazzo, però lo diciamo lo stesso, intanto la vedremo lo stesso. E quindi stavo dicendo che ci è piaciuta morire, e la cosa incredibile è che invece c'era piaciuta anche la serie antica, diciamo quella old, ne hanno fatte parecchie di serie sulla famiglia Adams, con due T, mi raccomando che la gente si incassa se ne mette di Adams, di Adams, maledetti. E quindi niente, Mercoledì tra l'altro era un personaggio che per carità, c'era la piccoletta nelle vecchie serie, no? Incredibile, quindi era stato coraggioso prendere un personaggio come lei e farci una serie intorno a lei, perché sinceramente potevano farlo anche sulla mamma, su Morticia, mamma mia Morticia, mamma mia Step on Me... E poi, insomma, tutti i personaggi incredibili sono la famiglia Adams. E noi rispettiamo quella serie. C'era pure un cartone animato, tipo, insomma, e avevamo un background che conoscevamo i personaggi, insomma, pazzeschi, incredibili. Quindi quando siamo entrati su questa serie, siamo stati super felici nel vedere che già dal primo episodio ti sparano tutti i dubbi della serie incredibile. Parliamo un attimo, parliamo un attimo dell'incipit del primo episodio, poi parliamo dei personaggi, e poi vi diciamo cose a caso. Cioè, non vorremmo fare un video di un'ora, per carità, però, insomma, cerchiamo di dire qualche cazzata, altrimenti... Vabbè, ci siamo capiti. Dicevamo, il primo episodio parte subito di impatto incredibile, perché ti presentano subito la famiglia, ti fanno vedere che Mercoledì, come inizio, poi vedrete che inizio serie in un modo, inizio, e a fine serie un po' di un sorriso lo fai ad addirittura un abbraccio, quindi me coglioni, mamma mia. E dalla prima puntata vedete che Mercoledì alla famiglia ci tiene, citando un personaggio del Godverse, ci tiene alla famiglia perché salva il fratellino da dei bulli. E come può mai salvare il fratello da dei bulli? Semplicemente prendendo delle buste di piranha e mettendole nella piscina dove ci sono quei bastardi che nuotano. E a uno gli strappa pure un testicolo. Camera, mettici un editing se è vero. E gli strappa pure un testicolo. Brava ragazza. E quindi mamma e papà... Intanto Gomez c'era stato all'inizio un po' di hating nei suoi confronti, perché tipo nella serie originale era magro e ora è cicciotto, ma l'attore che lo fa è incredibile, quindi lo salutiamo, incredibile. E tra l'altro sì, è una serie fatta molto da personaggi sudamericani, no? Perché sia Ortega che Gomez sono due attori sudamericani, quindi Cameron conferma in editing. E quindi dove la mandano? La mandano alla Nevermore Academy, che è questa accademia per reietti, che insomma gente stramba, no? E un po' fuori di testa come... E quindi noi saremo perfetti per la Nevermore. Guarda quanto siamo belli, incredibile, noi siamo perfetti per la Nevermore. Hai visto come siamo sciolti rispetto a quando abbiamo iniziato i video incredibili, che eravamo un pochino più impietriti, che non so neanche se si dice, però... E ormai siamo sciolti come dei cani al parco. Ecco, bravo. Vero Mano? Oh, quanto è bravo Mano, incredibile. Mano, io adesso prendo Mano al posto di Sus. E no, sono messa in cazzo. Ci dissociamo mentre sto scherzando. Io e Sus siamo il duo più grande del Godverse. Ah, a proposito, Babbo Natale succhia nel dubbio, è così. Non metterò mai in paio il tuo titolo, succhia. Ecco, sempre così. Sto ballando. Comunque, poi metteremo pure dei reel e degli shorts di noi che balliamo incredibile. Comunque, vabbè, poi ne parliamo, incredibile. E quindi la mandano alla Nevermore Academy, questa accademia per reietti, dove c'era stata pure la mamma e il papà, e si sono conosciuti e poi si sono fidanzati, incredibili lì. E quindi che succede? In questa, subito, quando lei ovviamente non ci vuole stare in questa casa di accademia, se ne vuole andare, perché il rapporto tra Mercoledì e la mamma è un po' un rapporto un po', diciamo, di merda, nel senso che paradossalmente la mamma domina la figlia. Che suona malissimo detta così. Però diciamo che Mercoledì sembra una soft version della mamma, ma lei non vuole diventare come la mamma, perché ha una personalità tutta sua, vero Sus? Beh, circa, dai, però si somigliano, insomma, il Mercoledì vuole essere diversa della mamma, però la mamma vuole che invece Mercoledì diventi come lei. E quindi in questi casi si applica una regola. Quale regola, Sus? La regola della maniglia,
prima la mamma e poi la mi dissocio. Ok, su, mamma, oggi su si è scatenato, ragazzi, ve lo dico, bisogna tenere la guinzaglio su. E ho capito, sono maestà, io sono il Liu the Champion. Ecco. Tagliamo. E quindi lei cerca di scappare e comincia ad esserci degli incredibili dubbi incredibili già dalla prima puntata, perché abbiamo un sacco di misteri e ci sono circa tre misteri che poi si risolveranno nel corso della serie, incredibile. Il primo è questo sus mistero che ha a che fare col papà di Mercoledì e della famiglia dei Gates, perché Gomez è accusato di aver ammazzato qualcuno, incredibile, di essere scappato, perché insomma è una famiglia potente, insomma, e quindi non stare in carcere. Infatti lo sceriffo della città di Jericho ce l'ha a morte con lui, e poi scoprirete, vabbè, in realtà lo possiamo dire, perché tanto la serie è uscita 3 mesi, possiamo fare un po' di spoiler incredibile, lo possiamo dire intanto. Quindi in realtà quello che ha ammazzato, che era uno dei figli della famiglia dei Gates, incredibile, perché ho fatto questo movimento così? Non lo so neanche, sono fuori di testa. E in realtà non l'hanno ammazzato la mamma, appunto Morticia e Gomez, ma in realtà lui era tipo strafatto, perché lui voleva fare una strage, perché il papà di questi qui, diciamo, il capo della famiglia dei Gates, era un bastardo, vero Sus? E ce l'aveva coi reietti e voleva ammazzarli tutti. E gli ha dato tipo una pozione che avvelenava. Però poi lui, che era innamorato di Morticia, il figlio, ha fatto a botte con Gomez e si è rotta e quindi è impazzito e poi l'hanno ammazzato. Vabbè, insomma, bravo Sus, che specifica, bravo Sus. E quindi niente, poi si scopre questa cosa qui. Quindi il papà di Mercoledì è un bravo ragazzo, un po' gangster, un po' come noi, un po' come noi, bravo ragazzo, ti salutiamo. Poi il secondo mistero, ovviamente, che ha a che fare con la serie, è quello che ha a che fare con il mostro, e il terzo ha a che fare con come dire, il disegno che ti fanno vedere dalla prima stagione. Vabbè, il mostro, parliamo un attimo del mostro incredibile. C'è questo mostro incredibile che ammazza gente, e noi diciamo, vabbè, è figo. Tra l'altro, il mistero del mostro è molto figo, perché non ti fanno capire chi cazzo è. Perché, per carità, ora ci saranno i geni che diranno, ma si capiva che era. Abbiamo ricontrollato se era tale, perché non volevamo fare una cazzata incredibile. E in realtà no, non si capiva, perché effettivamente il design del mostro è molto figo. Sembra Gollum sotto steroidi, vero Sus? Sì, effettivamente è abbastanza inquietante. Questi occhi incredibili, che sono più belli i miei, che ti guardano e ti graffiano tutto. Esatto, bravo Sus. E quindi non ti fanno capire che in realtà è tale, perché ti fanno capire che in realtà è un altro compagno che si chiama Xavier, che è quello di un'accademia, che disegna, che ha questo potere molto strano di disegnare cose, e queste qui si animano tipo per qualche secondo. Vabbè, poi insomma, durante la serie Mercoledì pensa che è lui, perché lui disegna il mostro, ha queste visioni un pochino psichiche come lei, però insomma ci sta, è un bravo ragazzo, Xavier è un bravo ragazzo. E quindi non ti fanno capire che Tyler era un mostro, e te lo fanno capire solo al penultimo episodio, quando lei ha una visione di Tyler che diventa mostro, poi si smostra. Si può dire smostra, Sus. Vabbè, dai, uno diventa mostro e quando non è più mostro si smostra. Ecco, nuovo termine. Ecco, bravo Sus. Quindi si smostra e lo vede mentre ammazza la psicologa. Mi stavamo dicendo, non ti proprio fanno. Sono stati bravi appunto a ingannarti sul fatto del mostro, che ti fanno credere che è Xavier. E poi invece è Tyler. E tra l'altro, Tyler, che mostro è, diciamolo, è un Hyde, ovviamente, con un riferimento a Dr. Jack e Mr. Hyde, che è quindi questa personalità nascosta, che tra l'altro è ereditato dalla mamma, che esce e quindi è un mostro incredibile che ammazza tutti, incredibile. E quindi il secondo mistero del mostro è, sono stati bravi a portartelo fino alla fine senza mai annoiarti. Poi, ovviamente, il terzo mistero ha a che fare col disegno, che ti fanno vedere dalla prima puntata, che ti fanno vedere questo misterioso personaggio, creepy, con il cappello, e c'è Mercoledì dall'altra parte con l'accademia che va a fuoco, no? E tu durante le puntate, scusate, non possiamo andare nel dettaglio di ogni puntata, ragazzi, il video viene di 1 ora e 5. Perché 5? Perché mi è venuto in mente solo 5. Vero Sus? E poi il cameraman si arrabbia, anche se invece di arrabbiarsi ci dovrebbe di grazia che lavora. Maledetto cameraman, e lo dico con questi bei capelli. È vero, mano? Bravo, bravo. Guarda quanto sono belli i miei capelli. Deo! Tanto il colletto non mi si sta staccando più. Bravo Cameron che me l'ha attaccato con 75 kg di scotch. Quindi dicevano, il mistero del disegno incredibile. Allora, in questo disegno si scoprirà, andando avanti nelle puntate, che quell'infame col cappello è Craxton. E chi è Craxton? È tipo il leader di questa comunità incredibile, che nei secoli dei secoli ha ammazzato tutti i reietti incredibili, perché è un bastardo, vero Sus? Eh sì, un sacco di bastardi ci sono, ecco. E l'altro, ovviamente, la figura che c'è nel disegno è proprio Mercoledì. Infatti, praticamente, il disegno che ti fanno vedere nella prima puntata è un teaser all'ultima puntata incredibile, dove appunto Mercoledì affronta Craxton e poi lo ammazzano. Questo infame che Craxton resuscita, vuole ammazzare i reietti. Oh, via, off dai coglioni, Craxton, te e la tua comunità di puritani, maledetti, vero Sus? Infatti, vi brucierei a voi. Vabbè, su, la sua maestà, la verità, sono dei bastardi, ecco. Appunto.
E tutto questo mercoledì è seguito da una sua antenata, era seguita dalla sua antenata che si chiama Goody Adams, che c'è stata parecchi anni prima di lei, che però la segue, diciamo, gli dà degli indizi, gli fa capire che Craxton è un infame, e grazie a lei, che tra l'altro è interpretata sempre da Ortega, che in versione bionda, e che... Ah, Susso, ti potevo travestire da Goody? No, io voglio la lupetta best girl. Vabbè, poi ne parleremo del best girl. E quindi Goody Adams è questo personaggio che compare e aiuta per quel di arrivare fino alla fine. E giustamente il finale della serie, loro lo possiamo dire, dopo che tutti i misteri si sono conclusi, incredibile, e questo Craxton infame è morto, quindi Craxton alla fine muore, però purtroppo, e qui c'è stato il secondo colpo di scena incredibile, oltre a quello di Tyler, chi è Susso che aiuta Craxton ad essere rievocato? È l'insegnante Marin Thornhill, che in realtà è Laurel Gates, che noi pensavamo fosse la psicologa, e invece lei è la figlia dei Gates, che infatti è l'unica umana che lavora alla Nevermore e ce l'ha con tutti sti reietti e rievoca Craxton per ammazzarli, vero mano? E lei tipo lei che fa tutta la carina, ma in realtà è una stronza incredibile, che tipo alla fine però non muore, perché tipo viene attaccata dalle api, quindi la dovrebbe aver arrestata. Capra, mettici un'idea, non ce lo ricordiamo. Però dovrebbe essere tipo viva, perché Tyler tipo è stato catturato, e lo stavano portando via, e poi si sveglia tra l'altro. E sì, beh, a sto punto lo diciamo tutto quanto. Il finale è molto interessante, perché ti fanno capire che nella seconda stagione Tyler sarà ancora il villain, perché diciamo... Il rapporto che c'era appunto tra Laura Gates e Tyler era un rapporto abbastanza sus, perché tipo per Light tu devi fare tipo un contratto, manco fosse una King reference, questa voi la capirete un poco, insomma ci siamo capiti, è un contratto incredibile e lei diciamo ha tirato fuori il mostro che c'era dentro Tyler, però deve avere un contratto. Però se Tyler torna mostro nel finale della prima stagione, con chi ha fatto un contratto? E poi perché molti nei social dicono che il villain sia coso, il maggiordomo della famiglia, vero sus? Ah, Slurg, come cazzo si chiama? Sia il maggiordomo della famiglia? Questo è un sus mistero. Quindi, come vedete, ci sono un sacco di sus misteri. Quindi, perché il maggiordomo della famiglia? O forse Laura è ancora viva? No, in realtà è viva, dovrebbe essere via Uo. E poi, perché lui diventa mostro? Insomma, pure nella seconda stagione ci saranno un sacco di misteri che dovrebbero uscire nel ending, insomma, a fine fall 2023. E noi ce la vedremo sicuramente. E faremo altri costumi incredibili. Comunque, questo più o meno è la storia. Vi abbiamo raccontato un po' del primo episodio, vi abbiamo detto dei misteri, vi abbiamo detto delle cose. Parliamo un attimo dei personaggi incredibili. E ovviamente parliamo un attimo di Mercoledì. Mamma mia, Jenna Ortega, mia figlia, vero sus? Mamma mia, che ragazzetta. Tra l'altro ci è piaciuto tantissimo un commento che ha fatto Ortega quando ha visto che la serie stava andando, insomma, alla grande, e tutti palesemente scrivono: oh mio Dio, Mercoledì, step on me, best ragazza ever. Lei giustamente ha fatto un post, non so se tipo su quale social incredibile, dove diceva tutti questi geni che scrivevano, che volevano, praticamente, insomma, lo possiamo dire, scoparsi fortissimo Mercoledì. Lei ha scritto: ah, voi siete gli stessi che alle ragazze in stile Mercoledì, un po' reietti della società, insomma, che sono un pochino magari strane e che porere non riescono a socializzare come gli altri, le bullizzate, e ora ve la volete scopare. Quindi bulli che bullizzati, ragazzi, siete dei bastardi, vero sus? Off dai coglioni e bullizzate le vostre mamme. Ecco, bravo sus, ecco. Quindi dicevamo, Mercoledì è una ragazza pazzesca, un'ottima attrice, personaggio molto carino, a molti stava sul cazzo, però ragazzi, che vi dobbiamo dire, è così. Cioè, ci sta che lei è tutta cupa, che fa battute così tristi, che ha a che fare sempre con la morte, è così, che cazzo vi dovete fare? Guardatevi le puntate vecchie, anche se era piccola si capiva che insomma il personaggio fosse così, e ci è piaciuto da morire. Che cazzo, vero sus? Mamma mia, però io voglio parlare della lupetta. Vabbè, volevamo parlare della famiglia, vabbè, comunque. E Enid, la lupetta, l'amica di Mercoledì, che è la sua compagna di stanza, interpretata da un'attrice che si chiama Emma Myers, Cameron conferma, ce l'ho incredibile, e sono incredibile, tanto sono amiche anche nella vita reale, ma si vede, hanno una chemistry incredibile, e praticamente Enid è l'opposto di Mercoledì. E Cameron, perché mi ha inquadrato con la voce di sua maestà? Perché è fuori di testa anche il cameraman, non ti incazzare, cameraman, off dei coglioni pure tu. E infatti lei tipo è il co-personaggio più importante, perché lei è l'opposto, lei è energica, lei non riesce a diventare una lupetta full power, e poi nel finale invece ci riesce, e infatti perché lei tira fuori solo le unghiette, e poi alla fine ci riesce, quindi siamo contenti per la lupetta. Infatti è uno dei personaggi preferiti di sus. Mamma mia, mangio lupetta. Ecco, bravo, io mangio Mercoledì. E tu, Mano? A questo punto parliamo di Mano. Lo possiamo dire, Mano è il cazzo di best boy della serie. Mamma mia, Mano. Fa tutto Mano, praticamente. La scena dove Mano stava per morire, noi avevamo le lacrime. E avevamo le lacrime. Sì, abbiamo riempito il mio barattolino di lacrime. Perché la scena, incredibile. Beh, no, tra l'altro Tim Burton non l'ha fatta quella scena.
Cioè, perché Tim Burton era tipo nei primi quattro episodi e quella scena è tipo nel settimo episodio, incredibile, con Zio Fester, che c'ha Zio Fester. L'hanno reso un po' più kawaii, perché nella serie originale c'era tipo il bubone, infatti lo chiamo tipo Zio Bubone. Insomma, l'hanno reso più carino Zio Fester, e, con i suoi poteri fulminetti, incredibili, versus, mamma mia. E Mano è praticamente il Chad, perché Mano risolve i problemi, Mano fa gli incontri tra i personaggi, Mano fa questo, Mano fa quest'altro, e anche Mano, sei forte anche tu come Mano? La nostra mano suona per adesso, però è una grande mano, è un po' paralitica perché infatti è rimasta in questa posizione incredibile, delle corna, neanche fosse a un concerto heavy metal, e vabbè, però li vogliamo bene anche a Mano. Ma vieni dal Godovers, Mano! Insomma, secondo me viene dal Godovers, io non l'ho mai vista queste mano. E vabbè, niente, che dobbiamo fare? In realtà abbiamo detto i nostri personaggi preferiti, vabbè, possiamo dire qualche altra cosa sui personaggi. Se parliamo un attimo della famiglia Adams, come stavo provando a dire prima che Sus mi interrompesse. Vabbè, la mamma è incredibile, Morticia, mamma mia, è una bella... Mamma. Insomma, sta, vedi, pure lei è in difficoltà quando parla di Morticia, eh? E vabbè, insomma, Sus, il vostro scheletro, le mamme piacciono, quindi Morticia, step on me, vero Sus, mamma. E poi Gomez è incredibile, è un Chad incredibile, anche Pugsley è un ragazzetto simpatico, è un bravo ragazzo. Di Stio Fester l'abbiamo detto, e chi è? Mano l'abbiamo detto, Lurch, incredibile Lurch, che tanto per tanti Lurch è tipo il villain della nuova serie, e non so come, perché tipo ha cambiato faccia, insomma, leggetevele queste che sono delle teorie incredibili, tipo perché lui tipo nelle prime puntate ha una faccia diversa, e poi cambia faccia, non lo so, non abbiamo capito un cazzo. E poi c'è un hint incredibile, tipo nel settimo episodio, ce la siamo scritta sta cosa perché ce la scordavamo, al cugino Hit, vero Sus? Che era tipo quello coi capelli, bastardo, tu c'hai i capelli o no? Che era tipo quella specie di parrucca vivente che parlava una lingua impossibile, tipo Mano, vabbè no, la nostra non parla proprio, che parlava e stava con una bionda fichissima, aveva fatto pure dei figli nella serie originale, ed era tipo super intelligente, con gli occhiali, e tipo c'è un quadro di lui, diciamo, nella stanza segreta della setta incredibile della Nevermore, dietro una cassaforte dove trovano un diario incredibile che servirà poi nelle puntate incredibili. Poi, a parte questo, per carità, la preside pure un personaggio incredibile, che dovrebbe essere tipo la Rissa, Weris, che era tipo la direttrice, è un personaggio molto simpatico, della villain, diciamo, della maestra, che poi si scopre essere una dei guest, ne abbiamo parlato, e poi i compagni sono simpatici, abbiamo parlato di Xavier, quello che fa i disegnini, c'è la sirena, che non ci ricordiamo il nome, anche Bianca, grazie camera, giustamente Bianca, e tanto le sirene questa sera sono tipo delle stronze, perché fanno tipo queste sette incredibili dove rubano i soldi alla gente, brave ragazze, brave ragazze, un cazzo, e maledette sirene, via, ecco, bravo, sus. Poi c'è Xavier, poi abbiamo parlato di Ajax, che è tipo il ragazzo, quello che si riesce a pietrificare da solo, un vero Chad, perché lui è tipo un gorgone, e quindi i suoi capelli incredibili allo specchio l'hanno tipo frizzato, incredibile, e la lupetta si è molto incazzata per questo. Eppure quello è un bravo ragazzo, non è che ha tanto spazio, però tanto nella seconda stagione dicono che, non so, sappiamo se è vera, però dicono che la relazione tra Enid e Mercoledì cambierà, non saranno più amiche, ma saranno, insomma, si piaceranno proprio tra di loro. Che ne pensi, Sus? Non dirò niente. Ecco, non diciamo niente perché non vogliamo fare battute incredibili, però effettivamente una coppia tra Mercoledì e la nostra Enid, insomma, ripeto, perché più che altro perché Enid piaceva il Ajax, no? Mercoledì invece piaceva Tyler. E non lo so che cosa combineranno, però insomma noi accettiamo tutto, è importante che ci sono tutte e due perché a noi ci piacciono da morire. Tipo il sindaco, che il personaggio del sindaco, quello dello sceriffo, insomma più o meno ne abbiamo detti tutti i personaggi, anche lo sceriffo è un simpatico, lo sceriffo. E poi niente, le puntate preferite nostre, sicuramente la prima. La prima è incredibile. Poi c'era tipo le ultime due, con quella della settima con Zio Fester, pazzesco, e l'ultimo col combattimento finale, incredibile, le ultime due sono molto molto belle, però carina pure la puntata della gara con le barche. Era tipo la puntata 2 o 3, non ce lo ricordiamo, però Sus. A me è piaciuta tanto anche la puntata dove ti spiegano perché Gomez ha commesso quel crimine. Ecco, bravo Sus. E quindi niente, serie assurda, assolutamente da vedere. Non sappiamo quanto questo video sarà lungo, sarà tipo più lungo di 20 minuti. E perché siamo due bravi ragazzi. E quindi niente, sicuramente vedremo la seconda stagione. Hype per la seconda stagione. E niente, mi pare che abbiamo detto tutto, personaggi, storia. Niente, penso possa bastare. Abbiamo fatto sicuramente meglio questo video di quello di Red, perché insomma siamo un pochino più coraggiosi nel dire le cose. E niente, questa settimana dovrebbe uscire anche l'ultimo review che avevamo pre-registrato prima di questo video. Questo video dovrebbe uscire venerdì, se tutto va bene. Prossima settimana è incredibile, dovrebbe uscire tipo il 16 la prima puntata di cosa su del format di Benito e Guglielmo, che
Lo vogliamo dire come si chiama, sua maestà? Vabbè, lo diciamo, vai su stilo. La paura fa godo. Bello, eh? Infatti, uscirà il primo episodio della paura fa godo. Il format su Benite Guglia. Però non vi dicevamo su che il format, che parlerà di cose un po' creepy, un po' horror del web e non. Però non vi diciamo su che cosa parleranno. Uscirà quello e probabilmente, non lo sappiamo, probabilmente venerdì prossimo uscirà un altro chiacchiere e probabilmente su una cosa abbastanza spicy, su un manga, ecco. Lo diciamo così nel tutto. Comunque niente, allora abbiamo, mi pare che abbiamo detto tutto, noi vi ringraziamo, vostro schedo vi saluta, vostra Enid Lupetta vi saluta, Mano saluta. Bravo Mano, questo è il vostro canale, vi saluta. E niente, spero il video vi sia piaciuto, noi siamo divertiti a morire, e niente, taglio incredibile, e niente, ci vediamo al prossimo chiacchiere che dovrebbe uscire la prossima settimana. Quindi taglio incredibile, ci vediamo.